Buongiorno e ben ritrovati per questa edizione del nostro programma di attualità, 7 in punto, slittato alle 8 del mattino, ma sempre sul pezzo. Come si dice, oggi abbiamo con noi il segretario della CISL di Vicenza, Gianfranco Le Fosco. Buongiorno e Buongiorno, benvenuto. buongiorno, Per grazie. parlare dei tanti temi che interessano il mondo del lavoro, l'Osservatorio di Vicenza è un osservatorio particolare perché è una delle più importanti realtà industriali del nostro nord-est e senz'altro ci può dare delle indicazioni su quelli che sono gli andamenti della situazione economica generale. La prospettiva sembra volgere, se non dico al bello, perlomeno al non brutto in questo momento. I dati che pervengono sia dall'Istat sul fronte della disoccupazione, sia per quanto riguarda l'occupazione per la produzione industriale di febbraio, confermano una seppur lieve tendenza al segno più. Si tratta di zero virgola, Sì. ma la vostra sensazione qual è? Ma io farei una premessa prima di tutto, perché da alcuni anni stiamo attraversando una trasformazione molto consistente del nostro sistema produttivo e lo stesso termine di crisi non è più adeguato. Se noi aspettiamo semplicemente che si torni ai livelli precedenti, rischiamo di aspettare invano. Perché la struttura organizzativa delle imprese è cambiata in questo periodo, è cambiato il mercato mondiale e sono cambiate le condizioni. Dobbiamo ragionare di percorsi di nuova crescita, di nuovo sviluppo. Questo è un concetto importante perché richiama alla responsabilità i soggetti politici ed economici del territorio come quelli Ci nazionali. sarebbe quindi bisogno comunque di un confronto, di un dialogo che sembra però difficile con lo stesso governo, no? Che spesso procede a suon di decreti senza nemmeno confrontarsi con il sindacato, questo è stato rilevato. Ma diciamo che il governo ha un'impostazione molto dirigista, e però bisogna essere chiari, né i posti di lavoro né lo sviluppo arrivano per decreto, ma arrivano a seguito di comportamenti precisi da parte delle imprese, da parte dei lavoratori, da parte degli amministratori locali, che possono fare molto in realtà per la crisi. Allora, quello che noi vediamo in questo periodo sicuramente non è la ripresa. Ma ci sono molti segnali che inducono a spingere ancora di più nei confronti delle imprese e delle parti politiche per fare delle azioni che permettano una ripresa davvero dell'occupazione e della produzione. E Parlo. quali azioni? Ma le azioni principali dovrebbero essere quelle di sostegno alla domanda interna, perché noi vediamo che le imprese che esportano vanno bene anche perché siamo di fronte a un cambio Una congiuntura un po' con particolare. l'euro che si è indebolito, è stata una spinta per le esportazioni. Va sostenuta la domanda interna, sia dal punto di vista dei consumi, e qui va bene come primo passo la questione degli 80 euro, però noi come CISL, per esempio, stiamo proponendo una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare di riforma fiscale che allarghi la platea dei destinatari degli 80 euro, anche ai Come stanno andando pensionati. la raccolta di firme? Perché La appunto è un nostra. provvedimento che vorrebbe allargare perlomeno a tutti i lavoratori e i E pensionati pensionati anche, e anche ai lavoratori e i autonomi, che lavoratori molto spesso autonomi. sono dimenticati e che noi come sindacato pensiamo che vadano inclusi in una politica di sostegno. La raccolta firme partirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci sarà una forte campagna della CISL da questo punto di vista. Perché, visto che le nostre proposte Ah, non non è ancora arrivano, partita. non è ancora partita, Ah, avevo capito che era è partita. stata diciamo, lanciata a livello nazionale, adesso dobbiamo organizzarla a livello locale perché il nostro obiettivo in Veneto è di raccogliere più di 200.000 firme. E quindi se il governo non ci ascolta ai tavoli di trattativa, vogliamo farci ascoltare con quello che mette a disposizione la Costituzione, cioè un'iniziativa di legge che abbia una forte spinta popolare. Stavo pensando, guardandola un attimo, a come è cambiata la platea dei lavoratori che rappresentate in questi anni. Lei ha fatto un cenno al fatto che anche i lavoratori autonomi dovrebbero essere presenti in questo provvedimento del governo, anche perché spesso, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni, si lavora con la partita IVA, si lavora con contratti particolari, cioè è cambiato proprio il tipo di persone che lavorano, il tipo di contratti.
e tipo di rappresentanza? Come è cambiato? Il lavoro, voi il lavoro, avete modificato la vostra platea? Allora, il lavoro negli ultimi 30 anni ha avuto un cambiamento epocale. Fino a 30 anni fa si parlava di grandi aziende produttive, parlo per una zona come il Vicentino manifatturiera, di un'organizzazione del lavoro fordista, di un lavoratore davvero subordinato e che quindi doveva rispondere a direttive precise, essere diligente nello svolgimento dei compiti. E quindi la legislazione e anche il sindacato si sono conformate a questo modo di lavorare. Oggi si lavora in maniera completamente diversa. Ci sono ancora le fabbriche fordiste, però la maggior parte delle persone che lavorano, giovani e meno giovani, anche dentro al settore manifatturiero, lavorano in maniera diversa. Oggi al lavoratore è chiesto di assumersi responsabilità, di essere autonomo, di prendere decisioni quotidianamente, di non essere, no, come dire, un soggetto passivo dentro al posto di lavoro, ma di apportare un contributo di conoscenza e di responsabilità. Allora la sfida per il sindacato è quella di saper riorganizzarsi, ripensarsi per riuscire a dare sostegno e tutele a questo nuovo modo di lavorare. È un lavoro in progress, in realtà il sindacato è più cambiato di quello che sembra all'esterno, però questa è una sfida che, diciamo, ha bisogno di riradicarsi nel vero mondo del lavoro. Allora, voi a Vicenza avete sperimentato una formula nuova, tra l'altro è proprio una notizia di questi giorni. Sì, noi la settimana scorsa abbiamo presentato un accordo fatto con CGIL UIL, quindi non solo la CISL, e Confindustria sulla partecipazione dei lavoratori. Abbiamo incontrato il ministro Poletti. Ci stiamo dicendo, è come un muro che si sfonda sostanzialmente. Allora, la logica... È un cambiamento abbastanza importante. Ma per noi è un cambiamento culturale e deve diventare un cambiamento economico. Lavoratori e impresa in una fase critica come questa devono stringere un'alleanza che noi chiamiamo partecipazione dei lavoratori, perché solo dando più spazio ai lavoratori, anche decisionale, dentro alle imprese, si riesce a fare quel salto di qualità di cui le nostre imprese hanno bisogno. E noi abbiamo presentato questo progetto al ministro Poletti, che si è detto molto interessato e anche disponibile a creare una legislazione di sostegno. Vede, cioè, praticamente quali sono i contenuti di questo progetto e l'avete già applicato? Avete già materialmente sperimentato qualcosa? Allora, il progetto prevede delle sperimentazioni da fare in singole aziende tramite degli accordi sindacali aziendali. Prevediamo che si possa fare solamente in aziende di indeterminate dimensioni e in aziende che abbiano, come dire, un rating sicuro, quindi non nelle aziende in crisi, ma nelle aziende che fanno piani di sviluppo e di investimento. I lavoratori in queste aziende, tramite previo un accordo aziendale, un accordo sindacale aziendale, possono decidere di destinare su base volontaria una parte del loro reddito in una sorta di mini bond nei confronti della loro impresa, per cui diventano creditori e finanziatori dell'impresa, a un tasso superiore rispetto a quello che si riceve in banca, magari. In cambio si attivano in quell'impresa forme di partecipazione che possono essere un posto nel consiglio d'amministrazione per i lavoratori o dei comitati di partecipazione che possono far sentire veramente i lavoratori protagonisti rispetto a quello che succede alla loro impresa. Questa cosa da dove nasce? Perché che processo di crescita ha avuto? Allora, innanzitutto qui c'è un'intesa, diciamo, politica, che adesso deve trasformarsi in singole intese aziendali applicative. Perché è un accordo con Confindustria? È un accordo territoriale con Confindustria insieme con CGIL e UIL. Però parte da un presupposto, che è quello che dicevo all'inizio. Siccome siamo in un contesto completamente diverso rispetto a quello prima della crisi, bisogna pensare e agire in maniera completamente diversa. Bisogna superare le forme di relazioni sindacali conflittuali, ma andare verso forme di partecipazione cooperative e partecipative. Questa è la chiave per tutelare meglio i lavoratori dal nostro punto di vista, ma anche per dargli più potere dentro i processi decisionali delle imprese. Cioè, quindi cosa potrebbero fare questi lavoratori, per esempio? Ma il fatto di essere finanziatori della propria impresa e contemporaneamente di poter essere partecipare anche ai processi decisionali permette prima di tutto ai lavoratori di capire con più trasparenza quali sono le strategie dell'impresa, magari di poter anche dire la propria,
e di incidere con la conoscenza che hanno dei processi produttivi sulle scelte che si vanno a fare. E avete già individuato dove sperimentarlo? Ma a Vicenza ci sono molte imprese che hanno in realtà relazioni sindacali molto avanzate, che potrebbero essere buoni terreni di sperimentazione. Naturalmente questo è un salto di qualità e noi vogliamo prima vedere se il ministro mantiene i suoi impegni e quindi costruisce una legislazione di incentivazione e poi proporremo alle imprese diciamo più culturalmente pronte e preparate di provare a sperimentare questa forma. Siamo sicuri che chi lo sperimenterà avrà buoni risultati in termini anche di performance aziendali e quindi possiamo contare in un percorso poi di diffusione. È un modello tedesco questo qui? Noi l'abbiamo chiamato modello vicentino. Modello vicentino. Perché la differenza è questa e io la sottolineo, il modello tedesco nasce dalla legge, nasce dall'alto. Qui invece nasce dalla volontà delle parti di sperimentare modalità nuove per costruire percorsi di crescita e di sviluppo. Tant'è vero, questa è la risposta anche al governo, no? Che dice decidiamo noi, non ascoltiamo le parti sociali. Qui abbiamo fatto il contrario, le parti sociali hanno costruito un percorso, hanno chiamato il governo per raccontare cosa vogliono fare e hanno ottenuto un sostegno da parte del ministro, per adesso a parole, ma pensiamo che si debba tradurre poi anche in fatti concreti. Quindi è anche una sfida, diciamo, politica sul fatto che le parti sociali non sono un problema per questo paese, ma possono essere parte della soluzione. Beh, è sicuramente un cambiamento culturale importante e speriamo che possa procedere con delle azioni concrete anche. Questa è la sfida adesso per il territorio. Perché spesso ricerca. Abbiamo visto alcuni casi, insomma, di aziende in crisi, da dove è partita una sorta di partecipazione attiva dei lavoratori che alla fine in certi casi sono anche arrivati a avere la gestione dell'azienda che poi è fallita, però è una cosa un po' indotta dalle necessità e non sempre con prospettive positive per il futuro, nel senso che poi diventa difficile con un'azienda decotta far ripartire tutto sì. Quanto. Stiamo parlando proprio di una situazione completamente. Qui stiamo parlando di nuove strade per lo sviluppo del manifatturiero, visto che si tratta di un accordo con Confindustria, e quindi non di misure difensive per tutelare imprese che magari poi non ce la fanno, ma qui stiamo parlando di opportunità per fare percorsi di sviluppo e di crescita. Ecco, tornando alla situazione generale, a questo clima che sembra essersi un pochino raddrizzato sostanzialmente da parte delle imprese e in particolare da parte del presidente di Confindustria Veneto, che è vicentino, che è Zuccato, c'è stato un grande entusiasmo per i provvedimenti legislativi del governo, questi primi provvedimenti del Jobs Act. Infatti ha detto da febbraio vedrete un boom di assunzioni in Veneto. Adesso siamo il 4 di marzo. Le avete viste in qualche maniera a febbraio oppure no? Ma allora c'è da dire che i decreti attuativi del Jobs Act non sono ancora entrati in vigore, non sono ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quindi diciamo che non è ancora pienamente attuativa le nuove norme. Va sottolineato che mettere insieme una nuova normativa sul lavoro che incentiva o dovrebbe spingere per incentivare i contratti a tempo indeterminato, insieme con quello che ha previsto la finanziaria, cioè lo sgravio contributivo per 3 anni per le assunzioni a tempo indeterminato, dovrebbero, almeno questo è anche il nostro auspicio, portare a rovesciare quella che è una situazione attuale che vede, parlo dei dati della provincia di Vicenza del 2014, a fronte di 90.000 contratti di lavoro stipulati, parlo di contratti, non di persone, perché possono esserci anche contratti di un giorno o contratti a tempo determinato. È difficile ormai leggere questi numeri, ecco, perché non si capisce a cosa si riferiscono. Esatto, però a fronte di 90.000 contratti stipulati, solo 13.000 sono stati a tempo indeterminato. Qui abbiamo un problema, parlavamo prima di come si raffigura il lavoro ormai nel mercato del lavoro. Più del 70% dei contratti di lavoro sono contratti atipici o contratti 70%, deboli. Quindi più del 70% di quelli che vengono stipulati. Ecco, allora, da questo punto di vista, come CISL, noi abbiamo ritenuto che il Jobs Act poteva essere una buona opportunità per
incentivare i contratti stabili a tempo indeterminato e cancellare le forme di flessibilità, i contratti a collaborazione, i contratti sì, a progetto, certo, le associate in partecipazione e tutte queste forme contrattuali che creano solamente precariato. Ecco, visti i primi decreti, diciamo con un eufemismo che ci aspettavamo un po' più di coraggio da parte del governo, soprattutto nello sfoltimento delle forme di lavoro più precarie. Sono stati aboliti, e questo va bene per noi, le associate in partecipazione, che era una forma contrattuale molto diffusa soprattutto nel commercio al dettaglio, in cui risultava che il commesso o la commessa di fatto sembrava fossero soci dell'impresa, mentre era una forma per aggirare i contratti collettivi. Non era il contratto di partecipazione a cui facevamo non riferimento prima. Era proprio il contrario. Era il contrario. Mentre sono stati aboliti anche i contratti a progetto, che era un'altra forma per eludere i contratti a tempo indeterminato, però ci aspettavamo un po' più di coraggio, insomma, da questo punto di vista. Senta, il ruolo degli intermediatori nel mondo del lavoro è diventato sempre più importante, anche sì. Questo è un aspetto che questa riforma probabilmente non tocca o altrimenti favorisce, molto criticata da questo punto di vista. Qui è uno dei decreti che deve ancora essere, emanato. Il sistema di riforma del mercato del lavoro presenta un aspetto sul quale anche su questo noi abbiamo molte aspettative, che è quello che riguarda le politiche attive, cioè cosa succede, politiche attive per il lavoro, cosa succede a una persona quando perde il posto di lavoro o quando ne sta cercando uno. Oggi è evidente che il sistema dei centri per l'impiego pubblici non funziona più, anche per scelte politiche di depotenziamento. Ci si rivolge immediatamente alle agenzie private, sostanzialmente. Qui bisognerà capire che tipo di modello verrà proposto e soprattutto se ci saranno le risorse. Noi riteniamo che ogni persona che perde il posto di lavoro o che cerca un'occupazione abbia bisogno di avere un servizio personalizzato, di accompagnamento, di formazione, magari di riqualificazione e di incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Sulla carta appunto ci sono percorsi formativi, ci sono i fondi sociali europei, c'è appunto ecco, le agenzie interinali. Cioè, sulla carta ci sono strumenti che ci però sono, non sembrano funzionare a dovere. Ma insomma, diciamo che l'esperienza vicentina da questo punto di vista, dove dal 2009 è stato costruito un tavolo che si chiama Patto Sociale per il Lavoro, ha dimostrato che se le politiche per il lavoro si fanno seriamente, anche con un incrocio fra pubblico e privato nella gestione dei servizi, si riescono a ottenere dei risultati. Nell'ultimo anno, il dato 2014 di questo patto sociale per il lavoro ha realizzato più di 1000 persone inserite in tirocini nelle aziende, parliamo di disoccupati che sono stati inseriti in aziende, con un tasso poi di trasformazione in contratti di lavoro di circa il 40%, cioè 4 persone su 10 che hanno fatto dei tirocini in azienda hanno poi avuto un'offerta lavorativa, e noi lo consideriamo un buon risultato anche perché è stato ottenuto con un progetto territoriale molto partecipato sia dalle parti pubbliche, comuni, ULS, provincia, sia dalle parti diciamo sociali, quindi parti datoriali e sindacati. Ecco, secondo noi questo vuol dire che se le politiche attive sono fondate sui bisogni del territorio possono funzionare. Possono funzionare. Cioè, poi un'altra critica grossa che viene fatta, io sento un po' appunto quelle che vengono fatte anche a livello nazionale, presumo che poi a livello territoriale vengano replicate sostanzialmente, è che nel pubblico impiego non incide assolutamente. Ma il pubblico impiego e anche lì diciamo c'è un bel marasma con sì, i 3 contratti, precarietà. Il pubblico impiego è una delle leve per noi per far ripartire il paese. Però finora l'atteggiamento nei confronti della pubblica amministrazione, anche da parte di questo governo, non è stato un atteggiamento progettuale. Abbiamo visto tagli di risorse, ma non un ridisegno della macchina amministrativa, cosa di cui invece ci sarebbe bisogno, magari partendo proprio dal coinvolgimento dei lavoratori. Il fatto che da 6 anni non ci sia un contratto di lavoro per i lavoratori pubblici vuol dire non solo che non ci sono gli aumenti di stipendio, ma vuol dire che non c'è neanche un tavolo di confronto dove si parla di come riorganizzare tutto il sistema pubblico, e questo, a nostro modo di vedere, è un danno anche per il Paese, non solo per i lavoratori.
Abbiamo una piccola pausa, mi veniva una facile battuta che ormai i tavoli di confronto non sono più attuali, si fa con i tweet e con i siti internet il dialogo tra sindacati e governo. Basta che sia bidirezionale. Bidirezionale, assolutamente. Allora, tra pochissimo torniamo insieme, anche perché dobbiamo parlare anche dell'altra novità di questa settimana, che è il TFR in busta paga, la scelta che possono fare i lavoratori, e volevo sentire cosa ne pensa e come ci si attrezza, insomma, in questo senso. In 2 minuti e siamo qui. Ne parliamo tra più poco. Tardi. Eccoci qui ancora insieme con il segretario della CISL di Vicenza, Gianfranco Refosco, che ci è venuto a trovare questa mattina per parlare delle novità che, anche se non sembra ci sono nel mondo del lavoro, se ne parla tanto, poi piano piano si vedono anche gli effetti dal punto di vista dei risultati nelle aziende. A Vicenza hanno sperimentato una via nuova, quella della partecipazione dei lavoratori all'impresa. Per il momento si tratta di un progetto, ma speriamo che presto arrivino anche le prime sperimentazioni. Abbiamo chiuso l'ultima battuta della prima parte prima della pubblicità dicendo che con il governo però diventa un po' difficile dialogare, perché magari apre il sito, penso sulla scuola, labuonascuola.it, lì c'è tutta la discussione, poi alla fine a livello concreto col sindacato diventa difficile trattare. È stato un po' così? Ma è stato così. Diciamo che noi ci saremmo aspettati un'azione su un tema così centrale come la scuola, di coinvolgimento di tutti gli stakeholder, quindi non solo gli insegnanti, chi opera nel mondo della scuola, ma anche il mondo delle imprese, dove poi questi giovani dovranno entrare, i genitori, che sono anche loro organizzati in rappresentanza, che hanno qualcosa da dire rispetto alle priorità della scuola. Mentre si è scelta questa via telematica, che chiaramente le nuove tecnologie hanno una serie di vantaggi, quando ci si guarda negli occhi, diciamo, ci si comprende meglio anche rispetto alle reciproche necessità. Che idea si è fatto lei delle strategie di questo governo? Perché ci sono stati vari provvedimenti, penso alla Camera di Commercio per esempio, che andranno verso una rivoluzione, sì, sostanzialmente, il mondo della scuola con queste ipotesi, il Job Act, cioè, c'è una strategia? Ma allora, la mia impressione è questa, che tutta la macchina pubblica abbia bisogno di un forte rilancio, ma perché è anche la condizione che permette alle imprese di essere più competitive, tanto per essere chiari. Quello che appare per un osservatore attento è che non c'è un disegno complessivo, un progetto complessivo. Si è proceduto, per esempio, nelle Camere di Commercio non a ridefinire le funzioni, ma a ridurre i finanziamenti. Lo stesso si è fatto con le province. Allora faccio 2 esempi. Le pubbliche amministrazioni in Italia non hanno tutte lo stesso sistema operativo. Vuol dire che non c'è una banca dati unica di tutti i dati che permetterebbe di fare un sacco di efficienza. Pensiamo a tutto lo scambio di certificati o di informazione fra un ente e l'altro, che se ci fosse un sistema informativo unico sarebbero automatiche. Questa sarebbe già un pezzo di riforma grandissimo. Se ci fosse qui un esponente del governo direbbe: beh, per quanto riguarda le banche dati abbiamo già dato con le banche. Ecco, sì, questo è sicuramente vero, naturalmente. C'è un altro aspetto. Ci sono cambiamenti nelle amministrazioni come le province, che dichiarano degli esuberi, altre amministrazioni che sono in storica carenza di personale, penso ai tribunali. Il tribunale di Vicenza ha dei livelli di efficienza bassissimi, ma non per colpa di chi ci lavora, per la sottodotazione organica. Allora, non c'è neanche una mappatura. Poi via Vicenza, col Tribunale Nuovo, è nata una polemica infinita, nel senso che poi alla fine è nato piccolo, con l'accorpamento con Bassano. C'è stato l'accorpamento di Bassano, la sede distaccata di Schio, e c'è una fuga di personale e anche di magistrati che chiedono di essere trasferiti ad altre sedi. Quindi è una situazione che poi si ripercuote sulle liste d'attesa delle cause, che slittano, perché poi purtroppo alla fine tutto questo ricade sui cittadini. E il sistema paese ne perde da questo punto di vista. Allora, però, quello che volevo dire è questo: non c'è neanche una mappatura completa rispetto a tutte le amministrazioni pubbliche
di dove c'è una carenza di personale e dove c'è un esubero di personale. Per cui parlavamo di politiche attive, si potrebbe farle anche dentro la pubblica amministrazione, ma se non c'è una banca dati condivisa delle professionalità presenti, vuol dire che lavoriamo con tutta una serie di enti a compartimenti stagni uno sull'altro. Ecco, io su questi punti mi sarei aspettato dal governo un progetto ambizioso di informatizzazione da una parte e di mappatura completa delle competenze per capire come riorganizzare il lavoro. Non c'è stato. Allora, abbiamo iniziato la puntata parlando dei famosi 80 euro in busta paga e adesso voglio parlare di questo provvedimento che è entrato in vigore poi questa settimana, questa possibilità di chiedere alle aziende il TFR in busta paga. Secondo lei è un provvedimento che porterà vantaggi e cosa prevedete che succeda nel vostro territorio? Allora, la mia valutazione, lo dico molto chiaramente, è che è un provvedimento che rischia di essere pericoloso da due punti di vista, uno più culturale e uno invece rispetto ai vantaggi o svantaggi per le persone. Mi spiego. La cultura sindacale e giuridica che ha costruito il trattamento di fine rapporto nei decenni scorsi è stata una cultura che ha permesso di costruire una sorta di risparmio obbligato che poi, quando le persone terminavano il loro rapporto di lavoro, diventava un piccolo capitale a disposizione. L'ottica è quella di dire, anziché avere oggi 80 euro in busta paga, preferisco trovarmene magari 8.000 fra 10 anni. Il messaggio culturale che passa con questa logica del TFR in busta paga è un messaggio che è meglio, anziché essere previdenti rispetto all'incertezza del futuro, essere spinti verso i consumi immediati. La storia della gallina e dell'uovo, sostanzialmente. Ecco, per cui io da questo punto di vista dico che è un brutto segnale culturale che spinge verso un consumismo magari senza molto senso. Secondo lei quanti lavoratori, magari con l'azienda che è lì che fa i conti a fine mese, andranno lì a chiedere? Ma questo lo vedremo, insomma, noi siamo già partiti con una campagna informativa che invita soprattutto i lavoratori a fare i conti. A fare i conti, perché mettere il TFR in busta paga vuol dire assoggettarlo alla tassazione ordinaria, anziché averlo con una tassazione separata più vantaggiosa a fine percorso lavorativo. Vuol dire, soprattutto per i lavoratori più giovani, distrarre delle risorse che secondo noi dovrebbero andare sulla previdenza integrativa. Vuol dire rischiare di avere un reddito un po' più alto, lordo, ma con pochissime differenze sul netto. Quindi noi la prima cosa che diciamo è: fate bene i conti, perché non sempre conviene. Secondo aspetto, noi invitiamo... Anche perché questi giovani comunque dovranno pagarsi una previdenza integrativa. Ma cioè, guardi, da quello che si vede, si legge, non ci sono tante speranze. I miei genitori hanno avuto il TFR alla fine del loro rapporto di lavoro, quando sono andati in pensione, e hanno avuto un capitale. Io il mio trattamento di fine rapporto l'ho destinato a un fondo di previdenza integrativo, perché quello che mi servirà quando andrò in pensione, fra molti anni, sarà proprio quello di avere un'integrazione alla pensione pubblica. Se io consumo tutto mese per mese, rischio di non avere né capitale né un sostegno pensionistico. Quindi per questo io dicevo prima, un po' esagerando, ma non tanto, che è pericoloso questo provvedimento se non si fanno bene i conti. Assolutamente. Insomma, dai, ci sono luci e ombre. Da questo punto in avanti, secondo lei questa situazione favorevole continuerà a... Allora, non so, le chiedo dal suo osservatorio, perché Vicenza è un po' particolare, è una grande manifattura, c'è il settore delle concerie, sì, cioè, sì. Ci sono aziende anche di media dimensione. Sì, sì. Allora, la struttura industriale, anche se è stata approvata da questi anni, c'è ancora, e questo è importante, perché poi tutto il sistema dei servizi, il sistema pubblico, si reggono sulla capacità di costruire valore tramite la produzione. Diciamo questo, oggi ci sono tutte le condizioni per far cambiare in meglio la situazione. No, abbiamo, lo dicevamo prima, un euro debole che favorisce le esportazioni, e la nostra manifattura è prevalentemente manifattura d'esportazione. Abbiamo il petrolio che costa poco, e quindi anche se calano, non la benzina, il petrolio almeno costa poco. Il petrolio sì, e quindi questo dovrebbe far calare il costo dell'energia, che certo, è uno dei deficit che abbiamo. Il denaro costa pochissimo grazie alle scelte fatte dalla Banca Centrale Europea, quindi ci sono tutte le condizioni per far ripartire la macchina, diciamo, incrociamo le dita industriale. Sostanzialmente. Bisogna partire con gli investimenti, quindi tocca agli imprenditori in questo momento.
Beh, insomma, questa è un'aggiunta interessante. Volevo chiedere un'ultima cosa in pochi secondi, anche se è un tema abbastanza pesante per Vicenza, casomai ci allunghiamo un attimo, recupererò dopo. L'altro ieri c'è stata questa manifestazione dei bancari, che è collegata tra l'altro anche alla riforma delle popolari, con in prima linea i bancari vicentini, che ovviamente hanno la popolare di Vicenza, che è interessata in pieno da questo provvedimento. Questo secondo lei che impatto ha realmente, non solo sui dipendenti, ma anche sul sistema vicentino? Allora, diciamo che il sistema delle banche popolari è stato quello che ha permesso, lo dicevo prima, è rimasta la struttura industriale, ha permesso alla struttura industriale fatta di piccole e medie imprese di rimanere, perché non sono stati i grandi istituti nazionali a salvare le nostre imprese, sono state soprattutto le banche di credito cooperativo e le banche popolari. Per cui va sottolineata la caratteristica di legame con il territorio degli istituti di credito e sarebbe veramente un peccato mortale disperdere questo patrimonio che questo territorio ha. In secondo luogo, io veramente non ho capito il motivo di una decretazione d'urgenza, perché un tema come questo avrebbe bisogno non di un decreto legge, ma di una ampia discussione, di un ampio dibattito. Ecco, il terzo aspetto che io sottolineo, in Germania, che hanno un sistema di banche popolari molto diffuso, non si sono mica pensati di smontarlo questo sistema, non gli è neanche passato per la testa, quindi sarebbe interessante capire quali sono anche gli obiettivi di questo provvedimento e se sono obiettivi che servono a legittimarsi all'estero o se sono obiettivi che servono al territorio, perché qui bisogna cominciare a fare delle scelte anche di tutela e di salvaguardia dei patrimoni che abbiamo. Anche perché il Made in Italy è anche quello, insomma, il popolare fa parte secondo me anche del Made in Italy, certo. È un modello italiano, prettamente sì, italiano. Sì, non copiamo sempre i modelli dagli altri, proviamo a valorizzare quelli che abbiamo, perché cose giuste ne abbiamo fatte, insomma. Grazie a Gianfranco Le Fosco per essere stato con noi questa mattina. Noi continuiamo alla prossima parte della puntata parlando della Lega Nord, di quello che sta succedendo, ma non solo, parleremo anche di Padova e dei cambiamenti introdotti dalla nuova giunta. Per noi sarà Roberto Marcato, che è il presidente del Consiglio Comunale di Padova, è un autorevole esponente della Lega Nord. Liga Veneta, tra poco, arrivederci.